Nel programma del 20 agosto del Creto Festival abbiamo un dibattito, un incontro che si chiama Riprendiamoci Spazio. Introdurrai tu, Franco Roppavalente, interverrà addirittura il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e poi ci sarà anche il moderatore Francesco Saccomanno, che è un ambientalista. Di cosa si parlerà all'interno di questo dibattito? Allora, già il dibattito in sé ha come titolo Riprendiamoci Spazio, perché noi vorremmo mettere al centro di quella serata, della serata di giorno 20, l'esperienza di Napoli, cioè ovvero l'esperienza di un sindaco che si è impegnato moltissimo su diversi fronti. Quindi una delle iniziative più importanti che ha fatto in questi anni è stato rispettare al meglio la volontà popolare, quella legata al referendum dell'acqua pubblica. Poi Napoli in questi anni ha avuto veramente un attimo di un momento di orgoglio e di riscatto, perché da città bistrattata dai media nazionali come la città sporca, una città inquinata, è riuscita a, a sovvertire questo messaggio, facendo passare un concetto molto bello di una città aperta al pubblico, aperta ai turisti, una città dell'accoglienza dove si vive in libertà, dove certo sicuramente ci saranno tanti problemi, però la città di Napoli rappresenta attualmente, pure da tutti gli indicatori turistici, una delle mete più importanti in Italia, e noi vorremmo in qualche modo parlare e lanciare un messaggio di speranza, voglio dire, sia per la nostra piccola comunità che magari per tutta la regione, prendendo ad esempio quello che è successo a Napoli, ripeto, con l'acqua pubblica, con il registro delle coppie di fatto, con la riapertura di vecchie strutture pubbliche abbandonate, sono state riconvertite e ne sono nati dei centri d'aggregazione per minori, per giovani emarginati. Da ciò si sono nate poi un sacco di iniziative. La città di Napoli adesso è tra le mete più importanti per quanto riguarda il turismo, e noi di questo ne vorremmo parlare con lui. Poi soprattutto ci piace averlo qui a Cleto, soprattutto perché è il sindaco di Napoli, una delle città più importanti del meridione, ma soprattutto per la sua storia personale, che è una storia di un sindaco adesso, ma prima di un politico e di un magistrato, che si è sempre battuto per la difesa dei diritti e della legalità, e da ciò si capisce forse in qualche modo che quelle inchieste che lui fece negli anni passati, soprattutto io penso a quella legata all'eolico, alla depurazione, c'era. Ecco perché avete invitato l'ambientalista. Ora me lo spiego, perché lui comunque si è interessato, come dicevi tu, dell'eolico, però anche il fatto stesso della famosa spazzatura di Napoli. Anche lì lui comunque è andato per trovare delle soluzioni che non siano soluzioni drastiche, perché Napoli è sempre stato visto in maniera duale, come la meta delle contraddizioni, cioè si andava a Napoli, si trovava la bellezza ma si trovava anche la spazzatura. Diciamo che questa cosa è cambiata, forse perché De Magistris è riuscito a interpretare una volontà popolare. Ne parlavamo prima, il fatto che lui è stato eletto con ben il 70% di consensi. Non è facile sicuramente amministrare una città grande come Napoli, non è un piccolo paesino, ma una città che ha milioni di abitanti, e vincere le elezioni con il 70%, quindi avere un mandato popolare così grande, sicuramente è stata una cosa straordinaria, sia per le idee in qualche modo rivoluzionarie che ha portato, ripeto, la questione dell'acqua pubblica, la questione del registro delle coppie di fatto, la questione legata al turismo. Forse è stata vista, sai come? Io l'ho sentito da alcuni miei amici che abitano a Napoli, dei colleghi. Mi dicevano: io ho votato De Magistris perché De Magistris ha capito, il bisogno del napoletano medio, e anzi addirittura del napoletano nemmeno borghese, quello ancora più, in basso. È riuscito a comprendere quello che invece i politici tradizionali, per così dire, non riescono a comprendere, tant'è che in varie polemiche lui si è sempre, messo in prima persona, non si è lasciato intimorire da eventuali sfiduce dategli da personaggi ancora più in alto di lui, ed è riuscito forse a tenere testa con la propria faccia. Molti non riescono a metterci la faccia, in politica lui ci ha messo la faccia ed è forse stato ripagato per questo. Noi ne siamo convinti, di questa sua straordinaria esperienza, e ne vorremmo
attingere il meglio di quello che c'è. Noi non siamo amministratori di questa comunità, siamo un'associazione culturale e sicuramente le angolazioni sono differenti di chi sta all'interno del palazzo. Noi però da questa angolatura, voglio dire, cerchiamo da 7 anni di far emergere il meglio di questa comunità, di mettere da parte gli odi e i rancori che ci sono, perché voglio dire, la politica in qualche modo in questi anni ha sempre solo suscitato i rancori, soprattutto nelle piccole comunità e immagino anche magari a livello un po' più grande di noi. Però sempre all'interno della serata di giorno 20 avremo anche un artista che si chiama Babba Sissoko, che è un artista che lui ama definirsi Afro Calabrese, ed ha suonato con noi già nel 2011 ed è ritornerà a Cleto, e lui sta portando avanti attraverso uno studio accurato dei suoni della sua terra, che è il Mali, un messaggio di pace e fratellanza. Noi questo in qualche modo vogliamo fare, è quello di contribuire a migliorare sia la qualità di vita di questo paese e sia nei giorni del festival creare una comunità di gente che riflette, di gente che viene per ascoltare. Può essere anche, voglio dire, per noi è un punto di orgoglio dirlo questo. Nel Cleto Festival in questi anni sono nate belle amicizie tra le persone, è nato un rapporto di fratellanza, forse anche si è rinsaldato pure all'interno della comunità nostra, perché ripeto, noi come associazione culturale La Piazza siamo da statuto 8 persone, però pensare di riuscire a mettere su tutto quello che si è creato solo 8 persone non avremmo riuscito sicuramente, non sarebbe riuscito sicuramente a... Posso fare una domanda? Parliamo un attimo delle persone, dei cletesi, delle persone che abitano Cleto. Come vedono questi 3 giorni dove Cleto prende ancora più vita? Io ho visto qualche tempo fa un video dove erano intervistati degli anziani che abitavano lì nei pressi, e questi anziani hanno detto: io sto rivedendo magari cose del passato riprese, e parlavate per esempio del pane, della cialetta, ma in realtà anche per le persone di Cleto è rivivere o vivere? All'interno del centro storico, nella parte prettamente più alta, ci vivono poche persone. E la cosa triste è che, per quanto riguarda... Sì. Ripartiamo dal discorso della società. Ok, perfetto. Il borgo di Cleto è un borgo, sicuramente come tutti i borghi, non molto popolato, però io ho visto qualche tempo fa un video dove c'erano alcuni anziani che in questi 3 giorni del Cleto Festival si sono sentiti coinvolti, molto di più ovviamente che durante l'arco dell'anno. Quindi il Cleto Festival riesce a far riaffiorare probabilmente delle tradizioni, la voglia di collaborare o comunque la voglia di rivivere il borgo. Il borgo rivive sia nei 3 giorni del festival sia anche in altre iniziative, ma tendenzialmente la gente che è rimasta nel centro storico la vive benissimo questa iniziativa, ma non solo le persone del centro storico, perché basti pensare al fatto che il centro storico, con tutte le sue criticità, in quei giorni diventa quasi un albergo diffuso, dove chi ha un posto letto lo fitta, a chi lo mette a disposizione, a chi arriva per i 3 giorni del festival, e questo già in sé ha creato un'armonia, insomma, di persone che ritornano di anno in anno. E anche gli anziani, voglio dire, che molto spesso sono soli, abbandonati al quotidiano che è fatto di piccole cose, ritrovarsi in questo turbinio di persone che partecipa all'iniziativa gli stimola tantissimo, perché hanno la possibilità di rendersi partecipi. Ad esempio, le signore, le vecchiette là nel centro storico, nei giorni che si prepara tutta la macchina organizzativa, ci preparano il caffè, ci mettono a disposizione le case per rifocillarci. Questa è una bella cosa, e piano piano poi si è estesa in tutto il paese, tant'è vero che mentre i primi anni le persone
riuscivamo insomma ad ospitarle solo all'interno del centro storico di Creta. Da quest'anno c'è un nucleo forte di turistiche e albergherà nel centro storico di Savuto, che è un altro borgo del comune di Creta. Sì, effettivamente il borgo di Savuto poi è anche molto bello. Da poco si è inaugurato il castello di Savuto, che invito appunto gli amici web ascoltatori a visitare, oltre il classico castello di Creta. Io volevo chiederti, come ultima informazione, quali sono appunto i riferimenti che possiamo trovare ad esempio su internet. Esiste una pagina Facebook, esistono dei riferimenti anche video, penso su YouTube, dove uno, se vuol vedere le precedenti edizioni, avete sicuramente materiale, diciamo, a cui attingere, o se esiste per esempio un numero di telefono a quale chiamare se qualcuno da fuori vuole avere delle informazioni logistiche. Allora, per i curiosi, voglio dire, sia di questa edizione che delle edizioni passate, noi vi rimandiamo al sito, che è cletofestival.com. Poi sui social ci trovate su tutti quanti questi canali, in particolar modo su Facebook, e la pagina è Cleto Festival. Basta mettere vi piace, così verrete costantemente aggiornati da tutte le attività del festival. I numeri di telefono sono presenti sia sul sito che sulla pagina Facebook. Comunque, voglio dire, il festival non è solo dibattiti, ma all'interno del Creta Festival ci sono sia altri dibattiti. Ad esempio, c'è stato uno giorno 19 agosto, che riguarda un tema importantissimo dell'immigrazione, e sempre nella stessa serata poi sono previste altre attività, insomma attività parallele, come attività di giocoleria, di clowneria, attività di mimo, di teatro, di letture, di artisti di strada, di cortometraggi. Poi nei giorni del 20 e del 21 agosto ci sarà la passeggiata sonora, che è una cosa molto innovativa, è l'ultima, come dire, frontiera del Creta Festival, che sarà una passeggiata all'interno delle vie del centro storico, dove oltre alla classica vista guidata, che parlerà della storia e della leggenda del paese, si potrà attingere anche dei racconti che si sono tramandati da generazioni e attraverso un filmato audio. E poi a questo punto noi possiamo dire che il Creta Festival si svolgerà, come dicevamo, a Creta dal 19 in poi, quindi 19, 20 e 21 agosto a Creta. Potrete trovare tutte le informazioni sul sito che ha appena detto Franco, poi lo faremo ovviamente passare in sovraimpressione. E niente, io voglio dire semplicemente a Franco grazie di questo contributo che ci hai dato. Sicuramente vedere quest'anno dal vivo il Creta Festival è diverso che vederlo magari su internet. Quindi io invito le persone a venire a Creta, a gustare i sapori di Creta attraverso ad esempio la cialetta, il pane tipico di Creta, assaggiare il vino e la convivialità che tu ci hai praticamente fatto sprigionare della fratellanza che si crea quando si vivono questi giorni, anche perché ci si può addirittura accampare in tenda, ho letto. Abbiamo messo su un campeggio con tutti i servizi di base, in più c'è la possibilità di pernottare ancora per qualche posto nel centro storico. Ci sono un sacco di bed and breakfast e agriturismi, quindi potete contattare comodamente queste strutture e sicuramente vi daranno alloggio, oppure venite con un sacco a pelo, dormite in macchina. E l'importante è essere, perché questa è una bella iniziativa, un'iniziativa che al contempo, voglio dire, abbraccia più generazioni, dai padri ai figli possono coesistere benissimo all'interno della stessa manifestazione. E niente, io vi aspetto al Creta Festival, vi lascio il saluto a nome di tutta l'associazione. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Creta.